Signora, se ne può tornare su Aberration? Decisamente lei su The Island mi stona un attimino. A parte la colorazione, che è qualcosa di fantastico. Ma è bellissimo sto Raptor. Vabbè. Quanto va su? Buongiorno. Dillo, sta cercando di far fuori le mie figliole. Figliole, attaccate quella creatura immonda. Bonnie, state Bonnie. Oh, buongiorno. Au, che incornata che non mi ha tirato. Mi ha stordito. Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved e al terzo episodio della mod Play as Dino. Allora, quest'oggi partiamo alla grande diventando un Quetzal, probabilmente molto radioattivo, ma vabbè, dettagli. Che è una delle creature che più mi ha fatto porconare in fase di addomesticamento. Se vi siete persi l'episodio in cui l'abbiamo catturato, è stato qualcosa di fantastico, mi ricordo. Mi ero agganciato con una corda addosso all'Argentavis e abbiamo inseguito il Quetzal. L'Argentavis inseguiva, anzi, il Quetzal, mentre io sparavo da sotto attaccato all'Argentavis. Ah, le belle tattiche di un tempo. Tutto un attimo, vediamo se hanno paura di me. Io, se sono un dinosauro, in teoria non dovrei... No, il topeggiare dice, fotte sega, mi fai schifo, io comunque scappo. Grazie, signore, Il problema è che da quando li hanno nerfati, adesso andare in giro con questi boia di cosi è un attimino più complicato. Boia, buongiorno, signor Spino, mi lasci stare. Porca di quella porca, adesso c'è pure lo Spino che mi insegue. Però vuoi mettere, quando vuoi fare un rapimento tipo il signor Stegosauro qua di montagna, chiaramente, visto che si scalava tutto, gli puoi fare il big scherzone, lui era tranquillo e sincero. Lo molliamo qua davanti allo Spinosauro, vediamo un po'. Oh, mi è scivolato, che peccato, ma povero signore. Porco cane, da quando è che lo Spino attacca con tanta velocità? Guardalo, è incazzatissimo. Un po' mi sento fettecchio, Ah, che spiacevole incidente. Ma porca di quella porca. Per il resto il Quetzal è una creatura di quelle fastidiose, perché non riesci mai a catturarlo decentemente. Ti salvo io, aspetta, per par condicio. Salviamo questo signore, buongiorno, scusate. Ah, oh, cosa ho preso? No, volevo prendere il carno, in effetti. Non volevo prendere l'altro stego, ma vabbè, dettagli. Beh, aspettiamo, portiamolo in salvo almeno. Ma il carno ci sta ancora inseguendo. Il carno se l'è legata al dito, Signore e signore, non si preoccupi, la porto io in salvo. La lascio qui, dovremmo essere a posto. Sì, ma dove fa che... Ma non tornare indietro, cretino. Ma allora siete imbecilli però, Cioè, io ti salvo e tu torni lì ad affrontare la battaglia. Ma sarai scemo. Vabbè, è l'ultima volta che aiuto le creature della natura. Andiamocene via che è meglio. Oh, c'è morto il carno. Vabbè, facciamo finta di nulla, andiamo avanti che meglio. Proviamo una nuova creatura che il Quetzal praticamente ne fa una ciola tutto il giorno. Lui vola e ti cacca in testa. E basta. E a terra quando ha finito la stamina. Ah, brutto punto per atterrare, ciccio, ma vabbè, dettagli. La lontra! Aspetta, da quando io ho smesso di fare Ark non l'avevo più incontrata. Ma guardala! Ma che carina, dopo provo a fare la lontra. Oh, ma è bellissima. Ah, per chi si domandasse, giustamente, siamo diventati un carno. Carno a basso contenuto di eterosessualità, come potete vedere. Peraltro gli ho messo anche i colori aberranti, quindi è molto più luccicoso della sua controparte. E poi, scusate, allora, il carno avrebbe tutti i diritti di essere incazzato con la vita, perché porca quella porca, come il T-Rex, ha le braccine iper piccole. Quindi quando ti devi grattare il culo non puoi farlo. Quando sei, che ne so, a un concerto e vuoi applaudire non puoi farlo. Quindi è normale che poi prendano a cornate praticamente tutti. Oddio, questo chi è? Buongiorno, ma stai seguendo me? No, non stavi seguendo me. Signore? Signore o signora, scusi, essere non meglio identificato? Buongiorno, Cos'è? Ma dove va? Dove va? Venga qui, venga con noi. Guardi, c'avevo un po' di fame, in effetti. Aspetta, posso... Oh, madonna, l'ho sminchiato tantissimo. Mi ero dimenticato che bisogna che le testate sia così che così. Quindi così gli diamo la spintonata. Perché intanto mi mangio un po' di carne dalla serie. Chiaramente mi stava prendendo per il chiurlo per la mia colorazione. Maledetti umani. Perché sono in parte uno Spino, porca di quella porca? Buongiorno, Cortesemente se mi ignora. E là dietro cosa c'è? Madonna, vedo battaglie. Oh, qualcuno ha fatto fuori uno Spinosauro in lontananza. Ha tentato di far fuori il Bronto. I Bronto l'hanno legnato di brutto. Sta zona... Oh, no. Spino, stai buono. Ma porca di quella iperporca dello... Oh, ma che fai? Mi tiri i ceffoni. Guarda te, già il carno c'ha le balle girate. Se poi arrivi lì di primo mattino e gli tiri anche i ceffoni. Ok, fugo come non detto. Ah, lo Spino mi mangia. Ma porca di quella iperporca. Vabbè, era lo Spino overpower, ma mai una gioia. Il carno tendenzialmente c'ha vita facile. Quando non gli faccio gli scherzoni lo faccio volare giù dalle montagne. Di solito avete visto, lui può arrivare in parte a chiunque, pigliarlo a cornate. E di solito ci va giù abbastanza in fretta. Aspetta, ui là, questi si sono alleati. Aha, pensate di riuscire a sconfiggermi in tre? Vediamo. Vediamo se ce la fate. Le big battaglie di sicuro mi dovrebbero far parecchio male. Ma due sono andati giù e quindi il terzo dovrebbe seguirlo a ruota.
Ok, ok, eh? Chi è il re della giungla? Chi è il re della giungla? Vabbè, non è una giungla, ma vabbè, ci siamo capiti. Beh, di sicuro lo spino di prima, io no, eh. Oh, ho trovato un altro umano nel frattempo. Che sta facendo, signore? Si sta ingroppando la povera creatura. Ma si sta ingroppando la povera creatura, si vergogni. Io sono contrario a queste bestialità. Oh, buongiorno. Oh, buongiorno. Ok, era un cacciatore e c'è morto malissimo. Tizio, tizio, hai rotto la ciolla. No, i dimorfodo ne chi ha deciso di mettere su Ark. Si era sminchiato tantissimo. Mi stanno sulle balle che voi non ci avete idea. Diciamo che più che altro io odio i Carno, perché hanno il brutto vizio di arrivarti alle spalle di colpo e pepepem tirarti un'incornata. Oh no. L'altra volta, signore, mi ha attaccato malo malo. Stavolta spero di no. Perché mi vendico? Perché mi vendico? No, stavolta mi ignora. Allora ti attacco io. Ti insegno io a smaciullarmi quella volta che ero un innocente velociraptor. Ok, dato ci vai giù. Ci vai giù, avanti. Non puoi riuscire a competere. Porco cane, però mi sta veramente facendo un bel po' di male. Oh oh, non dimmi che ci muoio anche come cane. No, signore, no, non passi di qua, dai. Ma non vale. Ma non mi tiri la sabbietta anche lei. Ok, non manca molto, non manca molto, non manca molto. Ok, il terizinosauro c'è morto. Ma il signore qua, domesticabile con la birra, non mi ricordo il suo nome, invece mi dovrebbe riuscire a uccidere. E non tiri la sabbietta. Signore, ha rotto la ciolla. La smetta di tirarmi, spero che sia sabbia. Se è cacca porca di quella porca. Ok, dai, che non vedo niente. Sono tutti gli schifi addosso. E laggiù c'è lo spino morto male, che purtroppo non è quello che mi ha trucidato nel mito precedente, ma mi accontento. Aia, c'ho i piranha che mi mozzicano il culo. Ma scherziamo. Ma anche i mega piranha che mi mozzicano il culo. Aia, aia, oh, 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 oh. Boni, 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 boni. Ma dai, mi stanno trucidando più i mega piranha che altro. Guarda che c'hanno la tattica che ti girano di... Ma porca di quella iperporca, fammi uscire da sta maledettissima acqua. Ciao Spino, scusa, ti smangiucchi un attimino che devo nutrirmi, porta pazienza. Guardali maledetti, tornate qui. Tornate qui, abbiamo bullizzato. Guarda Raptor che macello. E che è? Ci saranno 5-6 Raptor. 1, 2, 3, 4, 5. Che casino. Maledetti Raptor, siete il male in terra. Ah, però non si allenano tra di loro. Pensavo che attaccandone uno gli altri mi avrebbero attaccato. Guardali. Ma cos'è? Ma peggio della banda di... Ah! Ah! Mi ha attaccato da dietro, bastardo! Guardalo che mi ha attaccato da dietro! Fettecchione, mi salta sopra! Vai via! Maledetti, si sono alleati come non detto! È vero che hanno aggiunto le abilità tattiche ai Raptor che ti saltano addosso... Oi! Hai rotto la ciolla! Hai rotto la ciolla! Hai rotto la ciolla! Guardali, guardali, guardali! Ancora che attaccano! Cici! Vi faccio fuori tutti io, ci sono... Oh! Ti devi levare! Ma basta con questo attacco faigo! Maledetto Raptor Alpha! Ah, ci muori male, ci muori male, ci muori male! Porco cane, porco cane, ok, ucciso. Li uccidi tutti. No, aia, aia, porco boia. Ok, ha deciso di fuggire. Vinco io oggi, ecco perché ho finito la stamina e mi è andata di chiurlo. Ok, come carno la vita è decisamente molto più semplice. Potete anche lanciare i dodo, cosa vuoi di più dalla vita. Animale perfetto. Facciamo il prossimo. Ok, ora ditemi se non sono la cosa più pucciosa e adorabile che abbiate mai visto. È curioso perché in fase di creazione avevo richiesto che la lontra fosse blu. Dabdi, ma vabbè, sarò daltonico io a quanto pare. Ma è bellissima, ma guardala. Allora, in teoria la lontra dovrebbe avere un vantaggio tattico in acqua, perché su terra è lenta a schifo. In acqua è decisamente molto più veloce. Guardali le tartarughe. Vediamo un po' se abbiamo qualche vantaggio. Le meduse, ah, fanno malissimo. Sono la peggior lontra che sia mai esistita. Quindi non rompere le balle alle meduse. Ok, adesso lo sappiamo. Porco cane, mi è tipo one shotato. Ok, tentativo numero 2. I dilo mi ignorano. Ma tu nel dilo quanto è grande? I raptor? I raptor anche. I raptor mi lasciano stare, per davvero. Oh, che fortuna. Chissà perché, probabilmente ho la carne schifosa. Buono, la barra dell'ossigeno è praticamente eterna. Con il tasto destro... Cosa fa? Cosa stava facendo? Non ho capito cosa stesse facendo. Probabilmente sarà perfetta per cacciare del pesce, ma mi pare che sicuro sono brave con le conchiglie, che a questa profondità... conchiglie non ce ne sono più di tanto. C'è quella meduta che mi sta inseguendo da parecchio. Ah! Danno scariche elettriche dietro di me. Signora, mi lascia stare, salve. Perché le meduse mi inseguono? Ma porco cane. Guarda, mi sta stalkerando chiaramente. Perché? Ma lasciami stare. Vai via. Anche i delfini adesso che mi seguono. Aia, aia, le mante mi attaccano. Le mante mi attaccano invece. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E vabbè. Maledetta manta. Oh, la vita della lontra, porca di quella porca è stra difficile. Ah, facciamo che mi faccio furbo e sto vicino alla riva. Volevo cacciare un pochettino di pesce. Vediamo un po' se ricordo ad addentarlo. Uilla, ok, ok, però ecco, prova a fuggire. Porco cane, questo è il cavello grosso. Ulala. E raccoglie anche le perle di silicio.
Aspetta, che fai? Tenti di scappare. Inica. Porca, quella porca, c'ho l'istinto animalesco che mi sale. Ok, che stai... No, cosa stavo facendo? Stavo andando al contrario, ho sbagliato tasto. Oddio, laggiù cos'è? Un caprosucus e uno squalo? Non sapevo neanche che si attaccassero a vicenda. Questa mia nuova, cosa scopri quando sei in fondo al mare? Beh, neanche troppo in fondo al mare, eh. Sufficientemente in fondo al mare. E i mega piragna, aia, ci attaccano parecchio e fanno malissimo. No. Vabbè. Ma no, no, ma mai più la lontra, dai. Poverina, qualcuno salvi quel povero animale, avanti. Aiuto, qualcuno mi aiuti. I dodo sono più grandi di me, mi fanno paura. Dov'è l'acqua? Sono anche lento a schifo, guardatevi. Ah, no, vabbè, ma dai. Ma come pinguino è un crimine. Cioè, io spero che in acqua sto coso sia veloce, almeno. Oggi mi provo tutte le creature, anche quelle più piccoline. Ce la possiamo fare, vai tizio. Ce l'abbiamo quasi fatta. In acqua dovresti essere una scheggia. Oddio, neanche troppo scheggia, ma è decisamente più veloce che su terraferma. Non credo abbia abilità speciali. Può solo dire ogni tanto qualche beccata così. Ma perché quella porca è pur sempre un pinguino. Ma povero, oh oh. Mica... No! Sta puntando me? Sta chiaramente puntando me. Ok, delfino curioso, mi dai una mano? Delfino? Delfino, mi dai una manina? No, mi segue lui. Ma dai, ma siete una squadra, siete inquietantissimi. Andate via tutti e due. Ma porca di quelli per porca. Fuori dall'acqua, tizio. Beh, ormai qua non mi può più pigliare. Ma guarda, cioè, vabbè, certo. Ho capito che c'hai fame. Ma guarda, ti tiro una beccata io, eh. Ti tiro... Una beccata. Erika, arca poi quella porca, ti butto giù. Ti faccio fuori tantissimo. Sono un pinguino con una crisi di mezza età. Non so quanto io ho i pinguini, ma vabbè, dettagli. Se mi dai 2-3 giorni, sicuramente un po' di male te lo faccio. Oh, ho finito la stamina. Ricarica la stamina, tizio, ricarica la stamina. Tizio, ricarica la stamina. Dobbiamo uscire dall'acqua. Dobbiamo uscire dall'acqua veloce. Ih, mi cacco. Ah no, c'è solo... Ok, mi sono caccato per niente, c'è solo il delfino che mi guarda come di... Ma te sei scemo. Certo che sto povero Cristo c'ha una vita difficile comunque. A parte che realmente i pinguini sono delle schegge in acqua. Questo è anche troppo lento in effetti. Oh no. Ok, come non detto, il mare non fa per me. Anche se sono un pinguino... Oddio, ce ne sono altri due dall'altra parte. Direi che chiaramente il mare non fa per me. Signore, oh madò, ho 1, 2, 3, 4, 5, più le mante di là dalla serie meglio abbondare. Per salvarmi mi salvo, però mi sono caccato tantissimo. Ok, me ne torno sulla terraferma, non può essere peggio del mare. Ah, gne, qua non mi pigli. Ah, sono scivolato, tizio, no, mi è andato avanti da solo, che succede? Aiuto, salve, no, che gli squali c'hanno problemi, c'hanno più problemi di me. Mi si è tipo buttato in avanti da solo. Mi sono caccato la vita. Ok, battaglia finale. Uno scontro con un Pucciomon. Che non ti attacca nemmeno. Sì, vabbè. Ci metterò una vita a farlo fuori. Pucciomon, perdonami. No, vabbè. Non ce la faccio. Non gli faccio praticamente danni, secondo me. Au. Mi tirano le cose. Mi tirano le lance. No. Ci sono rimasto malissimo. Ero lì tranquillo che stavo guardando un'occhiata in zona. Non faccio più che poi ero un pinguino. Mi ero anche già dimenticato che poi ero. Ero lì tranquillo, io ho detto sono sopra la roccina. Cosa vuoi che succeda? Beh, il caprosucus dovrebbe avere vita facile, voglio dire. Peraltro sì, colorazione random e guardate che figata di colorazione che non è venuta fuori. Devo comunque stare attento perché ci sono gli squali che mi stanno dando alla caccia. E il morso dello squalo è decisamente più mortale, penso, di quello del caprosucus. Cioè, potrei tentare di stargli dietro e tirargli un paio di mozzicate. Se lo blocco... Lo posso bloccare vicino alla costa? Vediamo un po'. È che se si gira... Oddio, lo squalo non è molto veloce a girarsi, Come caprosucus dovrei forse riuscire a primeggiare un attimino. Sempre che non abbia il cugino squalo dietro di me e mi muoio malo. Fatto curioso, lo squalo non si sta praticamente ribellando. Ok, io ne approfitto senza un minimo di rispetto e riesco a farlo fuori. Sì, squalo, sono dietro di lei. Ma sei scemo. Adesso ti sei accorto. E congratulazioni, Capitan perspicacia proprio. C'è morto malissimo. E come riescono a morire gli squali su Ark? Poche creature muoiono in questa maniera molto scomposta. Apposta. Se non fosse per il salto, il caprosucus è iper lento. Ma quando ti fa sto big salto, ti può coprire di quelle distanze incredibili. Ho implatanato il caprosucus. Le mie abilità sono... Oh, ma dai! Non ci credo, vi ricordate cos'era? O lo scorso episodio, o due episodi fa, che avevo lasciato il mio pampino in giro. L'hanno fatto crescere! Sì, perché sta creatura non può spawnare qua. Non ci posso credere! È cresciuto comunque!
Ok, facciamo che mi levo di qua molto in fretta. Ci sono rimasto malissimo. Non mi punti, vero? No, no, è tranquillo e socievole lui. È il mio pampino. Riconosce che tempo fa ha sottato sua madre. Peraltro con che brutta colorazione, ma vabbè, dettagli. Signora, se ne può tornare su Aberration? Decisamente lei su The Island mi stona un attimino. Andiamocene di qua prima che cominci a mordicchiarmi. Della serie si sa mai, prevenire è meglio che curare. Scusi, non volevo mordicchiarla, porti pazienza. Ma te sì invece, Dodo sei mio, presa! Ale, che bello un Dodo in bocca, che bello un Dodo in bocca. Quindi lo facciamo fuori molto rapidamente. Ah, è l'utilità migliore del caprosucus, è quella di sterminare il Dodo alla città della luce. Oppure anche il Dilo laggiù. Ciao Dilo! L'ho mancato clamorosamente, io e la mia mira d'M. Scusi signore, ci riprovo, ciao Dilo. Ok, stavolta l'ho preso. Qui là, no, 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 signore, scusi, porti pazienza. Sto già attaccando il suo collega. Non posso mordicchiare tu. Ah, mordendo uno, mordo anche là. Eva, boni, boni, ho detto boni. Allora, facciamo così, lo porto via. Lo smangiucchio, intanto che quell'altro prova a raggiungermi. Ah, oh, è morto. Dov'è il terzo? Terzo Dilo? Dov'è il terzo Dilo? Vabbè, è scomparso. Ma c'è qui un altro Dilo pronto all'uso. Ecco qua, così intanto ho salvato anche il parasauro. E voilà. Sto fettecchio quando ti afferra, porca di quella porca. Se hai un fucile da sparargli sulle gengive, ancora ancora ti salvi. Perché se no sono veramente porchi da morire, eh. Oh, Dimorphodon che mi punta. Maledetto di mo... Oh. Cosa è successo? Mi sono fermato a mezz'aria perché... A quanto pare il salto non è finito. Oh no, i Dimorphodon si stanno alleando. No, che li odio da morire. E vabbè, buoni. Ah, buoni. Guarda che mozzi conch'io, eh. Guarda che mozzi. Porco cane, loro attaccano dall'alto. Ha rotto la ciolla. Ha rotto la ciolla. Me ne devo andare molto velocemente di qua. Dai. Oh, come tiro craniata io, pochi ci riescono. Quasi pigliato il signore in pieno. Tizio, non ti fermare a cacare, che è meglio. Via di qua. Il mio papà ha bisogno di me. E sì, lui si ferma tipo a mezz'aria a un certo punto. Cambia idea. E tanti saluti. Oh mio Dio, sono finito sull'isoletta dei Dodo e dei Gabbiani. Ah, ah, mi hanno inseguito fin qua. Ma mi prendi in giro, adesso c'è pure il terzo. Ma porco cane, credevo fossero despawnati. Ok, potrebbe essere un big problema. Ma porco cane, ma sono stalker quegli uccelli. C'è un piccolo problema. Avevo chiesto di spawnare un T-Rex Alpha, ma curiosamente io non ho corpo e il T-Rex Alpha sta attaccando per conto proprio. Scusi, io dovrei entrare nel suo corpo. C'ho le mod buggate, signore. Signore, scusi, ne possiamo parlare? Allora, come Alpha T-Rex non ce l'ho fatta, ma come Alpha Raptor, come potete vedere, funziona molto meglio. A parte la colorazione, che è qualcosa di fantastico. Ma è bellissimo sto Raptor. Ma prima di tutto vi faccio notare sto buio di Raptor quanto non corre. E praticamente lo uso in bolt dei Raptor. E vabbè. Fatto niente. Fate un pino. Una smugiata. Buongiorno, ho visto una cosa di Raptor. Sì, era un collega Raptor. Beh, in teoria non mi dovrebbe attaccare, quindi siamo a posto. I serpenti mi ignorano, per fortuna. Ma io li posso mangiare senza un minimo di rispetto. Male. Au! Au, non mi mozzichi, non mi mozzichi. Morici malo, morici malo. Ok, fa anche abbastanza danni. È il cugino del titano body prima. Buongiorno signore, scusi, per favore. Si può non muovere in questo modo molto brutto, brutto, brutto. Ok, ho fatto il big stra... Oh, oddilo, oddilo. Ma porca di... Oh, anche le mosche, buoni. Vabbè, anche la banda dei Dilo. Oi, scusi, ha ucciso la mia preda. È normale che poi uno si incazzi. Certo che anche se Alpha non fa una boia di danni, in compenso alla velocità di attacco è qualcosa di incredibile. Morici, morici, morici. Sono un Alpha, non mi puoi fare una ciolla di niente. Bisogna dire che il Raptor Alpha si fa la bella vita lui, Beh, ho visto un umano. Giurerei di aver visto un umano. Buongiorno, signorina, come va la vita? Che fa, scappa? Dove va? Ha puntato lo stego laggiù. Ha puntato lo stego laggiù. Le do una mano io, le do una mano io, signora. Ah, porca, mi è scivolata un'unghietta. Giuro, non volevo. Ammetto che mi fa strano trovarmi in questo punto e non avere un titanosauro con una casa sopra, perché stanno esattamente qui. Oh mio Dio, i big ricordi. Qua ci sta una quantità di creature, di solito. Qui ci ho fatto le intro più traumatiche di Ark. Oh, contro un carno. Oh, contro un carno ce lo testiamo tantissimo. Bana. Oh, contro due carno la situazione è un attimino più complicata. Uno ci è andato giù, uno ci è andato giù. Aspetta. Ma dai, no, Tilacoleo, stai buono. Mi pare un po' eccessiva. Aia. E vabbè, c'è anche il Pego Mastax. Ma dai, Bonnie. Ci va giù. Ribadisco che non ha senso su Ark.
Che i carnivori, quando hanno bassa vita, non tentino di fuggire, tipo il tiracoleo. Fuggi, voglio dire, mi pare una pirlata rimanere qua ad attaccarmi. Però dai, il raptor si è riuscito a far fuori tutti, ok? È in versione alfa, quindi sto cavolo, ovvio. Però dai. Buongiorno, signora, come va? Ah, mi tira le lance! Bastarda! Quella con le lance non è scema, t'attacca! Aspetta, 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 se mi metto qua, in teoria attaccherà chiunque sia in parte a me. Dove è andata la signora? Adesso c'ho ansia. Guardala lì! Oddio, è morto malissimo! Ucciso da un coso, peraltro, da un dimorfodon. Signora, sembrava una così temibile avversaria, scusi, La faccio diventare il mio panino, porti pazienza. Chi segue la mia serie di Ark sa che il tiracoleo è una delle creature che preferisco maggiormente. Vediamo un po' se riusciamo a fare un pochettino di danni. Oh madonna, il gigantopiteco. Vediamo un po', potrebbe tirarmi dei sonori ceffoni. E in effetti sì, porca di quella porca. Però dovrei riuscire forse a sbranarlo abbastanza. Oh no, anche l'armata dei compi. Anche l'armata dei compi, ma mi pare... A parte che si sono presi il ceffone, secondo me, dal gigantopiteco. Oh oh, oh oh, mi ha quasi fatto fuori. Ma sapete bene che la sua abilità più figa è quella di potersi tranquillamente scalare gli alberi. Eccola qua, guardalo lui come va su fiero e sincero. È troppo figa sta abilità. Mi riuscisse di pigliare qualcuno sotto, anche un animale normale, non sarebbe male. Aspetta, non mi ricordavo passassi in mezzo a rami. Vabbè. Quanto va su? Buongiorno. Va tanto su, aiuto! Ripigliati! Aiuto, mayday! Oh, non mi sono fatto una ciolla di niente, in effetti. È un pochettino buggatello l'animale, ma vabbè, più o meno funziona, diciamo. No, guardalo, Pico Mastax, ma ti pare il caso di attaccare un tilacoleo? Ma allora sei... Ma quanti sono? Ma perché ce l'hanno sempre con me? Oh, ma stai buono un secondo! Ma perché i Pico Mastax attaccano sempre a me? Io ho una sfiga incredibile con quelle bestie di Satana lì, ma porca di quelli per porca. Scusa, ma c'è il tasto per ringhiare? Porca di quella porca, come masculo questo animale. Ah, cos'è sta? Cos'è stato? L'avete visto? Ho visto cosa... Sono accadute cose davanti a me, ma ignoriamo che è meglio. Andiamo avanti con tutti i bug di arco, ho visto praticamente di tutto nella mia vita. Aspetta, sento odore di ciocobo. Dov'è? Qua in mezzo. È qua in mezzo. Ciao, ciocobo. Ciao, come va? Era la mafia di ciocobo. Non l'avevo vista. Corri, tizio. Pure l'orso. Perché ovvio. Dai, mi vai sull'alberello? Signore, mi va su... E sali sul buio di alberello. Dai, che ci muoviamo male qua. A quanto pare si stanno sfogando con l'orso. Ne approfitto senza un minimo di rispetto. Tizio, sali sto cacchio di albero. Aspetta un po'. Questo dovremmo essere sicuro. Ah no, e poi arrivano le mosche. Ovvio, ovvio che ti arrivano le mosche, no? Galli, levatevi, levatevi. Porco cane, ecco perché odio questo punto. Maledetti, uno c'è morto. Manca uno dei gemelli meraviglia. Ci morite tantissimo, i ciocobo non hanno una barra della vita così grande. Aspetta, oh, mi sa che ci muoio io. Ci muoio io per davvero? Ma, no, no, merda. No, porca di quella porca. Niente da fare, Voglio essere onesto, non era voluto. Ho premuto random a caso e sono diventato un ciocobo di Final Fantasy. Il bello è che possiamo passare da un punto all'altro senza romperci troppo le balle. Cioè, è assolutamente impossibile che questo animale riesca a planare così. Ma vabbè, dettagli, questo è il potere di Ark. Vediamo un po' se Dilo che fanno? Ci ignorano? Sì, Dilo ci lascia stare. E invece io ti attacco senza un minimo di rispetto. No, che non mi sgattarri. La verità è che i ciocobo sono forti solamente quando sono in gruppo. Quando sono da soli, invece, per fortuna che sto coso plana, sono delle chiavi che in mani... Aia, no, ok, perché devo cadere molto di più. Perfetto, a posto, buongiorno. Oh, che bello, sono finito vicino ai raptor. Guarda quanti raptor. Che per fortuna mi ignorano tantissimo. Oh, credevo mi avrebbero attaccato, onestamente. Oh mio Dio, che macello. Oh mio Dio, che macello. No, ragazzi, guardate che i raptor sono ta... Oh, ho un brutto presentimento. No, mi ignorano. Yay, possiamo essere amici con i raptor. Sì, non mi cacano. Guarda, sono tranquilli e sinceri loro. Vabbè, due caprosuccus e un serpente, un titano boa. Capito, meglio abbondare, però. Il problema con questo animale è che se metti la telecamera in prima persona ti fa come la testa delle galline e via dicendo. Ah, aiuto, mi si è incasinata tantissimo la telecamera, no grazie. Quella fiomia ci morirà malissimo, ma guarda un po' che se l'avrebbe mai aspettato. Ora litigano tra di loro, ora arrivano le mosche. Ah, le mosche anche da me! No, mosche da me no! Ah, vabbè, guarda quante, da dove sono arrivate tutte? Capito che sia delle parti della palude, ma che schifo, vai via. Ne avrò fatte fuori 12 e con questo dire che siamo a 13. Porca di quella porca, va via. Mamma mia quanto le odio. Ho visto animali volare. Cos'era? Vabbè.
Vabbè, cos'è? I caprosuccus volanti veramente. Sì, sì, guarda che roba, appena tocca l'acqua fa oppo un piccolo saltino e tu puoi continuare ad andare avanti. Vabbè, ma è la cosa più pratica della vita. Non pensavo di poter diventare anche la regina. Cosa boia? Oh mio Dio, non mi dire che posso tipo fare il nido e tutto. Cioè, questo animale praticamente ha uno sputo di vita, se non ricordo male, quando ce lo siamo catturati un bel po' di episodi fa. A parte che c'è un ronzio fastidiosissimo, avrò abbassato in video, ma mi sta facendo salire i porchi ed è lento. Allora, il gioco mi dice che se premo C posso piazzare un alveare. Ma non ci credo mai nella vita. E sta spawnando delle api. Oh, e quindi in teoria posso dire alle api di... Qualcosa mi ha attaccato! Cos'è che mi ha attaccato? Porca di quelli, per poco mi sono spaventato tantissimo. Guardalo! Guardalo, mi ha tentato di attaccare il fettecchio. Oh, quindi i gabbiani ci attaccano. E la pina è andata a difendermi. La mia pina mi è andata a difendere. Vai, sì, mi sa che finirà come tutte le battaglie degli uccelli su Ark. Maledetti, provo ad attaccare anch'io. Che girano, 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 ma non combinano niente. Porca di quella porca. Il signore mi sa che sta puntando, Dovrò stare molto, molto attento, devo essere paziente. Mi sa che la mia altra pina è morta. Porca di quella porca, maledetta. E la telecamera in prima persona è qualcosa di orripilante. Quindi evitiamo di inquadrare in prima persona. Aia! Maledetto! Porco cavolo, mi la prendo col dodo. Me la prendo col dodo. Dodo, vieni qua. Ah, ah, raptor! 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 Aia! Aia! Ok, direi che si è fatto fuori il dodo. Buono, come potete vedere è passato tipo una mare di tempo. Abbiamo un altro paio di api. No, decisamente più piccola è la creatura. È peggio, Non possiamo fare letteralmente nulla in sta condizione. Ma porca, dico la porca. Cioè, al massimo potremmo decidere di attaccare un dodo. Siamo in tanti. Aspetta, 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 facciamoli attaccare il dodo. Ragazzi, attaccate il dodo, fate fuori quel maledetto. È una creatura del demonio. Dai che lo fanno fuori. Ce la fate, ragazzi? Cioè, no, non dovete ronzarli attorno. Dovete attaccare il dodo. Oh, aspetta che punto a me. Aspetta che punto a me. No, dai, che ce lo fa fuori il Dilo. Ce lo fa fuori il Dilo, ma dai. Ma... Oh, il Dilo sta cercando di far fuori le mie figliole. Figliole, attaccate quella creatura immonda. Potrei anche dargli una mano, non dico di no. Aspetta, 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 tanto è distratto, siamo veramente in troppi. Non sa nemmeno lui chi vuoi attaccare. Tanto ci muori, maledetto Dilo, sgattarratore seriale. Ma se lo attacco col pungiglione, lo avvelenerò in qualche modo. Se si rallenta, sembra più lento. Ok, se lo attacchi col pungiglione effettivamente non riesce più ad attaccare. Guarda, guarda. Oh, ecco la tattica vincente. Vabbè, però c'ha il collega in parte. No, dai, c'aveva il collega in parte, ma sei un gioco orripile. Dove sono le mie figliole, a giudicare dai cadaveri direi morte. Oh ma porca di quella porca, cambiamo animale, mai una gioia. Ok, sono diventato un pochettino più grande dell'ape di prima. Giusto un pochettino. Secondo me adesso dovrei riuscire a difendermi egregiamente. A parte che boia quanto non è veloce il drago. E vabbè, ma è abnorme. È gigante. No scusa, fammi atterrare un attimo. Quello è un bronto. Quello è un diplodoco e questo è il... vabbè... Beh, di sicuro passi da una parte all'altra della mappa molto rapidamente. Ed essendo un drago di sicuro avrà il fuoco. Allora, aspetta che lo faccio atterrare un attimino. Ok, devo avere un obiettivo fattibile. Perché se devo pigliare un Dilo, ciaone. Ma questo... Ok, questo decisamente lo riusciamo a fare alla brace. Porco cane, con che rapidità che c'è morto. Notare come butta giù i brontosauri con un paio di fiammate e anche un paio di mozzicate se necessario. E vabbè, e vabbè, e vabbè. E quelle creature più piccole muoiono letteralmente all'istante. Ciaone. Oh, porca di quella porca. E voilà. Pronto, ma scappa dai rinfiamme, povera creaturina. Il gigantosauro ci farebbe il culo a strisce, immagino. Non vado neanche a far prove. Ma creature molto più piccole. Guardate il carno quanto è piccolo. Non dico che lo one-shottiamo. Lo one-shottiamo, come l'ho detto, scusate. Volevo essere onesto, lo one-shottiamo. Ehi, 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 Argentavis. È buoni, Guarda, sono già pronti, cotti e mangiati. Porca di quella porca, cosa vuoi di più della vita? Però se incontro il gigantosauro, no, scappo via dalla serie, sono mica scemo. Aspetta, aspetta, aspetta che c'è un T-Rex. Buongiorno, porti pazienza. Faccio quasi fatica a riconoscerli mentre sono in cielo. Ho fatto fuori un pacchi. Il Rex non ha gradito di certo la fiammata. Ma la seconda proprio non se n'è neanche accorta. Guardali, guardali, guardali. Vabbè, buoni, buoni. Tutte le tigre arrivate all'ultimo. Cioè, perché gli animali di Ark non hanno l'istinto di conservazione? È un mistero. Allora, io una prova veloce la faccio. Ma ci morirò tantissimo, Buongiorno signore, salve, scusi
Devo fare un esperimento scientifico, porti pazienza. Aspetta, aspetta che vinco io. Aspetta, aspetta che vinco io. Lì per lì, o se no ci arrivo veramente un sacco vicino. Porco cane, porco cane, porco cane. Aiuto, aiuto. Buttalo giù, buttalo giù. Non ce la faccio per pochissimo. Non ce la faccio per pochissimo. No, bastardo, muoreci malo. Guarda quanto l'avevo ferito. Guarda quanto l'avevo ferito. Era una battaglia onestamente fattibile. Ancora un po' di mozzicate e ci sarebbe morto. Oh, c'è anche il golem, non me l'aspettavo. Ok. Non è una creatura poi così forte, che di solito al massimo ti può tirare la roccina. Cioè, ti chiamiamo più che altro, diciamo che è la montagna, se dobbiamo essere onesti. Il problema è che riuscire a pigliare qualcuno non è qualcosa di facile. Ho preso in piena testa, che botta. Oh, si è triggerato, si è triggerato. Guardate quanto non si è triggerato. Buongiorno signore. Sì, però se anche lei mi si va a bloccare sugli alberi, non è molto furbo. Aspetta che è arrivato anche il cognato. Vediamo di pigliarli dalla distanza. Placatevi. Signore, guardi che la posso anche picchiare, non è che ci sono problemi, Ciccio è fatto di roccia. Non dico altro, è fatto di roccia. Aspetta, non è che ho pigliare con la roccia da qua, vediamo un po'. No, no. Ciccio, guarda che a quanto pare non riesco a prendere la roccia e a mollarla ai miei piedi. Vabbè, comunque l'abbiamo fatto fuori, Gli animali non sono veramente molto furbi, si vanno a prendere a scornate una montagna. No, signore, faccio parte di un team scientifico qualificato. Stiamo facendo esperimenti, cortesemente si allontani. Parca di che la parca. No, non vale, dai, tizio. Tizio, stai buono. Guarda che c'è ancora un bel po' di rocce da tirarti, Boia, però, come li senti i danni? Boia, come li senti? Aspetta, 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 aspetta. Pigliati un'altra roccina. No, non ti muovere, che è difficile tirarti le roccine, se no. Non sono bravo con i bersagli in movimento. Ok, ancora una. Ancora una. E ci va giù. Ullala. Ok, non me l'aspettavo, in effetti. Ehi, Carno, con le tue grandissime braccine, afferrati questo. Vediamo un po'. L'ho mancato clamorosamente. Il rimbalzo mi ha fregato tantissimo. Signore, mi stia fermo. Aspetta, aspetta. Olle, preso. Un po' di distanza di sicurezza. Vadi via. Vadi via, che sono una persona permalosa anch'io. Ah, è morto. Non mi ero neanche accorto. Io ero lì ancora che colpivo. Buono, dai, direi che però ci siamo visti un bel po' di dinosauri e creature. Guardate la manta quanto è carina. Madò. Ok, decisamente non è nel suo ambiente naturale. Però è figherrima. Ok, guarda. Testo quest'ultima. Ma direi che anche oggi siamo riusciti veramente a trovare di quelle creature incredibili. Ci sono ancora un bel po' che possiamo testare. La manta è bella potente. Il problema è che non penso di ricastare dietro buona parte delle prede. Oddio. 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 Non malaccio. Beh, il T-Rex è anche amico vicino che mi sbrana la faccia in due secondi. Ma chi è questo genere della Bildodo? Ma ciao. Ma ciao. Proprio svanito. L'ho fatto svanire. Neanche l'ho ucciso. L'ho fatto svanire. Aspetta. Aspetta. Oh, vabbè, tocco con il cuore si lancia in avanti, è qualcosa di fantastico. Oh, no, 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 male, 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 male. Guardali, guardali. Uno, due, tre. Oh, oh, non mi attaccate a me, vero? Mi lasciate stare, Oh, mi lasciano stare veramente? E allora ti attacco io per questo di principio. Ui, 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 buono, buono, ok, questo è morto. Aspetta, aspetta. Ah, no, da sopra, no, da sopra. Maledetti raptor. Vabbè, non riuscite a farmi. Guarda, guarda che si ferma a mangiare il cadavere del fratello. Ma che fettecchio che sei. Ci credo che poi la gente ti ammazza, ma sarai scemo. Oddio, contro un triceratopo non credo ce la faccia, ma ci proviamo volentieri. E vabbè. E vabbè. Gli ha fatto dei danni incredibili. Ehi, ehi, levati, levati. Boni, state buoni. Oh, buongiorno. Au, che incornata che non mi ha tirato. Mi ha stordito. Se volete che testiamo qualche animale, casomai fatemelo sapere nei commenti e vedremo per il prossimo episodio. Caccia, attacco dall'altra fonte. E vabbè. Oh, non ha gradito. Decisamente il signore non ha gradito. Ci morirò, ma ne è valsa la pena. Ah, libertà. Aia, aia, mi sta smangiucchiando malissimo. Mi sta smangiucchiando malissimo. Oh, 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 oh. Aiuto, aspetta, aspetta, forse che ho tirato. Beh, ho ucciso T-Rex. Oh, oh, ma. Oh, non me l'aspettavo. Ma dai, stasera si banchetta con carne di T-Rex. Oh. Ma è molto più potente di quanto avessi immaginato sta bestiolina. Cominciamo allora quindi per questo episodio. È tutto. Lasciate un bel mi piace che la serie. Candidati a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.